come dicevamo, la scelta di individuare, la necessità di individuare diverse tipologie di utenza ha portato anche alla costruzione, alla realizzazione di diverse site view, tendenzialmente una per tipo utente, quindi abbiamo detto la vista utente che è la site view dedicata all'utenza privata, la vista degli amministratori che avranno il compito di supervisionare gli utenti e la base di dati di fatto, la vista commerciale che è quella dedicata all'utenza commerciale, quindi ai responsabili di punti vendita che registrano il proprio punto vendita, una vista pubblica che sarà quella di accesso e di presentazione alle funzionalità del sito, alle funzionalità offerte dal sito. Dopodiché, rispetto a quello che ci siamo detti nella specifica, qui ci sono un paio di site view aggiuntive che riguardano la possibilità di interfacciarsi verso le funzionalità offerte da personal shopper web da dispositivo mobile, proprio per rendere maggiormente fruibile l'applicazione, raggiungibile appunto in qualsiasi momento da parte dell'utenza. È stata realizzata una parte di interfacciamento con web service che possono essere interrogati dai dispositivi mobili, sia Android che Windows Mobile, per riuscire a recuperare i dati di un particolare utente, quindi le sue liste, la possibilità di compilarle, di registrare acquisti e quant'altro. E poi alcune pagine realizzate proprio per l'accesso ai dispositivi mobili, quindi con schermi più ridotti, per la registrazione di punti vendita o l'associazione di utenti a punti vendita. Quello che dobbiamo partire ad analizzare per capire qual è la struttura dell'applicazione, però, rimane comunque il data model. Il data model è stato realizzato partendo da quanto già veniva offerto da WebRatio in termini di gestione degli utenti, quindi le tabelle di utenti, gruppi e moduli associati ai gruppi di fatto fanno parte già della dotazione standard di WebRatio e hanno permesso in fase di sviluppo di poter utilizzare le funzionalità già disponibili, già implementate e funzionanti all'interno di WebRatio per la gestione dell'accesso alle funzionalità già suddivise appunto per gruppi di utenza, quindi rispetto a quanto ci siamo detti prima sulle site view, ogni utente sarà associato a un gruppo, ogni gruppo sarà associato di fatto a un modulo, quindi a una particolare site view e già in automatico WebRatio è in grado con le sue unit di login di ridirigere un particolare utente di un certo gruppo che sarà o amministratore o utente privato, utente commerciale, alla relativa site view di riferimento in modo da indirizzare già quelle che sono le funzionalità previste per i singoli utenti. Dal punto di vista poi della struttura dati aggiuntiva che è stata costruita intorno appunto a questo scheletro già fornito, beh, inevitabilmente la parte centrale è stata rappresentata dalle liste, che sono appunto le liste della spesa che i singoli utenti possono compilare, quindi inevitabilmente in legame con gli utenti. Tante liste possono essere di tanti utenti proprio perché c'è la possibilità per una singola lista di essere compilata e quindi di fatto acceduta, modificata da più utenti allo stesso tempo, proprio per dare la possibilità di condividere le liste fra più utenti. Ogni lista di fatto è composta da singole voci che ci dicono se un determinato prodotto è già stato acquistato oppure no, piuttosto che in che quantità vogliamo acquistare questo prodotto. Chiaramente il legame tra liste e prodotti, che sono proprio l'anagrafica centrale di tutti i prodotti disponibili, appunto rappresentata dalle singole voci della lista. I prodotti sono organizzati per categoria e sottocategoria.
appunto questo anello rappresenta proprio il legame fra la categoria padre e la sottocategoria figlio, e quindi c'è la possibilità proprio per questa organizzazione in categorie di fare delle ricerche orientate alla categoria. Per quello che riguarda la condivisione delle liste, esiste chiaramente la necessità di dover registrare quali sono le richieste di condivisione, cioè quando un utente suggerisce a un altro di vedere la sua lista, inevitabilmente è stato necessario introdurre una tabella ponte proprio per dare la possibilità all'utente destinatario della condivisione di scegliere se accettare o meno il fatto di condividere una lista con un altro utente. Quindi questo è lo scopo della tabella richieste condivise. Per quello che riguarda poi invece più marcatamente i punti vendita, e quindi di fatto in qualche modo più l'utenza commerciale, anche se in realtà i punti vendita sono legati anche all'utenza privata, proprio perché c'è la possibilità di associarsi a dei punti vendita preferiti da parte degli utenti. Per quello che riguarda il punto vendita, è stato necessario introdurre una gestione della localizzazione del punto vendita fatta per regioni e province per facilitarne la ricerca, una serie di dati anagrafici del punto vendita e la possibilità per ogni punto vendita di inserire delle news da parte dell'utenza di gestione punto vendita. Per ogni punto vendita è possibile anche registrare delle coordinate, questo perché da parte degli utenti che si sono registrati a un determinato punto vendita dicendo questo è uno dei miei punti vendita preferiti, c'è la possibilità di dire indicami qual è il tragitto da percorrere per arrivare al punto vendita, quali sono le la strada più breve rispetto a casa mia piuttosto che qualsiasi altro punto che è possibile scegliere. Lato utenza commerciale ci sarà la possibilità di chiaramente registrare il punto vendita, oltre a questo indicarne le coordinate scegliendole direttamente sulla mappa, su una mappa che verrà visualizzata sulla pagina web. Per quello che riguarda poi altre particolarità, possiamo parlare di questa tabella pending user. Questa tabella contiene di fatto le richieste di registrazione al sito. Esiste un'apposita funzionalità tramite cui gli utenti possono chiedere di registrarsi al sito o come utenti commerciali o come utenti privati, quindi o come responsabili di punto vendita o come semplicemente utilizzatori dell'applicazione. In questa fase viene registrata una richiesta di accesso, viene mandata una mail di conferma all'indirizzo che viene specificato in fase di registrazione e solo dopo che, una volta ricevuta la mail, l'utente darà conferma con l'apposito link all'interno della mail, a questo punto verrà realmente attivato l'accesso all'utente. Un'altra parte un po' particolare dello schema dei dati sono poi tutte le tabelle che sono dedicate alla parte di sincronizzazione con i web service di cui prima accennavamo, quindi la possibilità da dispositivi mobili di poter sincronizzare le proprie liste, i prodotti, le news, i punti vendita e quant'altro con il sistema centrale. Esistono appunto tutta una serie di tabelle di appoggio che vengono utilizzate sia per caricare i dati che vengono letti dal dispositivo e che devono essere salvati sulla base dati centrali, e questo è lo scopo di queste tabelle temporanee, sia una serie di tabelle in cui vengono preparati i dati da mandare in output verso il dispositivo, e questo è lo scopo di tutte queste tabelle di output. Tutta la gestione di questo allineamento si appoggia poi a funzionalità realizzate all'interno di WebRatio e a trigger pensati all'interno del database è stato possibile riuscire a pubblicare sempre tramite funzionalità fornite dallo strumento anche per accesso diretto, per registrazione diretta di script SQL.